Tu sei il maggiore. Per te ho in mente un'altra cosa. La famiglia ha bisogno di farsi rispettare. Volevi partire. E allora parti. Volontario. Ti arruoli. Farai la carriera dell'esercito o diventerai radiomontatore. Ma Cafino... Sì, sì, lo so. Prenderà la licenza elementare. È venuto il momento che gli avevo promesso. Ti insegnerò io stesso, stupido non sei. 5x5. No, scherzo, stiamo qui con le mani in mano, possiamo cominciare subito. 5x5. 5x5. 30. Sei proprio ignorante, ma non ti perdere d'animo. La licenza te la danno lo stesso, io lo so. Il governo di Roma ha dato ordine che le commissioni promuovano i pastori arruolabili, anche se sono ignoranti. Senta, come lei. Te. Vice direttore, l'aspetta. Senti. Signor sì, apo accomodato a maniglia di Saiana. Come? Parla italiano. Ho accomodato la maniglia che si era tagliata. Come sarebbe a dire la maniglia si è tagliata? Come fa a tagliarsi la maniglia? Volevi dire che si è rotta? Signor sì. Ti avevo dato anche l'ordine di disinfestare la camerata. L'hai eseguito? Signor sì, apo morto. Ho morto tutte le formiche. Tu non hai morto le formiche, le hai uccise. Signor sì. Ma chi ti ha dato la licenza elementare? Signor sì. Tu vieni dalle spelonche, Ledda. Signor sì. Chelso tornare a domo. Proite in noghe totus fedda in italiano. Deo non li scofeddare. Chelso tornare a domo. Che hai detto, Manbruco? Traduci. Ha detto in sardo che vuole tornare a casa, perché qui tutti parlano l'italiano e lui non lo sa parlare. Ah, bene, vuole tornare a casa il nostro bambolone. Niente affatto, tu resti qui. È consegnato per di più, perché è proibito parlare in sardo. È proibito parlare qualsiasi dialetto, chiaro? Siete avvertiti. Riposo. Libera uscita. Eres calchigosa. Cartolines. Apo descriverà a domo. Solo sa scartolines. Ehi, voi due, niente sardo, capito?